Cambio di comando al 10° reparto manutenzioni velivoli di Lecce. Il colonnello Roberto Ambra è subentrato al colonnello Fabio Cerase nell'incarico di direttore del 10° RMV. Si è svolta giovedì 7 settembre 2023 all'interno dell'hangar sud dell'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina la cerimonia di avvicendamento alla direzione del 10° reparto manutenzione velivoli. La cerimonia è stata presieduta dal generale ispettore Cristiano Bandini, comandante della seconda divisione, comando logistico dell'Aeronautica Militare, e numerose autorità civili e militari. Il colonnello Fabio Cerase, che ha assunto la direzione del reparto poco più di 2 anni fa, nel suo discorso ha ringraziato gli uomini e le donne del 10° RMV per l'impegno e la dedizione dimostrata. Abbiamo sconfitto insieme la paura del Covid in momenti di imposizioni e contrasti. Abbiamo saputo mantenere disciplina e compattezza, portando a termine i nostri compiti, ha affermato. Il protagonista di questi 2 anni. Il 10° reparto manutenzione velivoli mi ha reso orgoglioso di appartenervi e fiero di essere stato il suo comandante. Viva il 10° reparto manutenzione velivoli, viva la seconda divisione del comando logistico. Viva l'Aeronautica Militare e viva l'Italia! Il colonnello Roberto Ambra, direttore subentrante, proviene dai corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, è laureato in ingegneria informatica e ha conseguito la qualifica di ingegnere sperimentatore di sistemi. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso il reparto sperimentale di volo del Comando Logistico, lo Stato Maggiore Aeronautica, il Segretariato Generale della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti, dove ha svolto importanti incarichi nell'ambito di diversi programmi di sviluppo della Forza Armata. Nel suo discorso, dopo aver ringraziato le SSAA per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico di direttore del 10° reparto manutenzione velivoli, si è soffermato sulle sfide future, in particolare l'ingresso in servizio dei prossimi mesi del nuovo addestratore, il T-345, che chiederà al reparto uno sforzo significativo per creare i necessari presupposti organizzativi, infrastrutturali e tecnici per assicurare un efficace e rapido ingresso in servizio. Inoltre ha ribadito che le sfide possono essere affrontate contando principalmente sulla competenza, passione, sul lavoro di squadra e di tutto il personale che rappresenta la risorsa più preziosa. Ha infine assicurato il suo impegno a rafforzare il forte legame esistente tra il 10° RMV e le istituzioni ed il Salento che da sempre ospita il reparto. Mi impegnerò a rinvigorire ed a crescere i rapporti e le relazioni consolidate nel tempo attraverso l'opera dei miei illustri predecessori. Mi avvio alle conclusioni. Permettetemi ora di dedicare un commosso pensiero ai nostri colleghi che ci hanno lasciato prematuramente. Il loro ricordo quotidiano dovrà essere da stimolo a fare meglio e a tenere sempre alta con orgoglio la bandiera del 10° reparto di manutenzione velivoli. Concludo questo mio intervento salutando la mia famiglia, i miei amici, in particolar modo mia moglie Irina, mia figlia Nicole Maria e il piccolo Vincenzo Pio, che sta lì dietro e che sta piangendo. Sono consapevole di avervi chiesto tanto e se sono qui oggi su questo podio lo devo principalmente a voi. La vostra comprensione, il vostro amore e lo spirito di sacrificio hanno fatto sì che io potessi dedicarmi con serenità al mio lavoro ed assicurare con costanza e lealtà il mio servizio all'Aeronautica Militare e al nostro amato paese. Viva il 10° reparto manutenzione velivoli, viva il comando logistico, viva l'Aeronautica Militare, viva l'Italia!
Il generale Cristiano Bandini, comandante della seconda divisione del comando logistico dell'Aeronautica Militare, dopo aver salutato e ringraziato le autorità intervenute alla cerimonia, ha sottolineato il grande impegno profuso dal colonnello Cerase, elogiando i risultati raggiunti nel fronteggiare le criticità legate alla crisi societaria delle due ditte responsabili per gli equipaggiamenti della flotta T-339 e nella fase di avvio del National Flight Training School a decimo anno. Ha infine augurato un buon lavoro al colonnello Ambra, per il quale nuta profonda stima, dicendogli sì, certo che sicuramente sarà all'altezza del compito che lo aspetta. Nel suo discorso, dopo aver ringraziato le SSAA per la fiducia accordatagli nel conferimento del prestigioso incarico di direttore del decimo reparto Motezione Velivoli, si è soffermato sulle sfide future, in particolare l'ingresso in servizio dei prossimi mesi del nuovo addestratore, il T-345, che chiederà al reparto uno sforzo significativo per creare i necessari presupposti organizzativi, infrastrutturali e tecnici per assicurare un efficace e rapido ingresso in servizio. Inoltre ha ribadito che le sfide possono essere affrontate contando principalmente sulla competenza, passione e sul lavoro di squadra e di tutto il personale che rappresenta la risorsa più preziosa. Ha infine assicurato il suo impegno a rafforzare il forte legame esistente tra il decimo RRMV e le istituzioni ed il Salento, che da sempre ospita il reparto. Mi impegnerò a rinvigorire ed a crescere i rapporti e le relazioni consolidate nel tempo attraverso l'opera dei miei illustri. Che vorrei citare è quella relativa all'addestramento dall'impegno dei futuri manutentori aeronautici. La progressiva riduzione delle risorse umane dell'aereo, la sempre maggiore sofisticazione e complessità dei sistemi d'arma e servizio ed il sempre maggiore impegno della Forza Armata in OFCN rendono ineludibile l'utilizzo della manutenzione degli aeromobili di nuove tecnologie, quali la realtà aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale e blockchain, solo per citare le più significative. In tale contesto, il colonnello Cerate e il decimo RMV hanno dato il massimo supporto e sono stati direttamente coinvolti in progetti inseriti nel Piano Nazionale della ricerca Militare. E questa è la nuova frontiera e il decimo RMV si è già avviato in questo entusiasmante viaggio. In sintesi, sotto la leadership illuminata ed entusiasta del colonnello Cerase, il decimo RMV, già polo di eccellenza per la manutenzione e la gestione tecnico-logistica dei velivoli di addestramento dalla fissa dell'aeronautica militare, ha davvero conseguito risultati di assoluto rilievo. Si proietta verso traguardi sempre più ambiziosi nel solco tracciato da tutti i direttori che lo hanno guidato e portato ad essere uno dei fiori all'occhiello della seconda divisione e di tutto il comando logistico dell'aeronautica militare. E ci tengo qui a sottolineare come la realtà di Galatina, così come vissuta e plasmata dai direttori del decimo RMV e dai comandanti del 69° stormo, attuali e passati, rappresenti la prova provata di come un sano rapporto di collaborazione tra reparto manutentivo e gruppo di efficienza velivoli, ciascuno con le proprie competenze e peculiarità, produca sinergie importanti e rappresenta il modello da seguire e replicare per garantire alla Forza Armata i livelli richiesti di efficienza tecnica e di supporto logistico alle varie flotte. Grazie Fabio per l'eccellenza e il lavoro che hai svolto e per l'eredità che lasci al colonnello Ambra, a cui spetta l'alta impresa di proseguire e portare a traguardi sempre più ambiziosi la tua opera, così come è giusto che sia. Il colonnello Ambra ha approdato un reparto manutentivo dopo molti anni trascorsi verso gli enti centrali e si accinge quindi a diventare uno degli artefici di quello che è il core business della seconda divisione, ovvero assicurare l'efficienza tecnica ed il supporto logistico delle flotte dell'aeronautica militare e dei relativi sistemi di supporto a terra. Al di là delle immancabili sfide tecniche per le quali troverai sicuramente nei tuoi collaboratori un insostituibile aiuto, il compito più difficile e delicato ed al contempo più esaltante che ti aspetta, caro Roberto, sarà quello di comandante di corpo tutti gli uomini e le donne del decimo RMV. Il nostro personale, civile e militare, è la risorsa più preziosa di cui la Forza Armata dispone e sarà tua la responsabilità di custodirla, garantirne l'efficienza e l'efficacia, accrescendo ulteriormente le capacità professionali, la motivazione e l'amalgama, perché, unitamente a tutto il personale appartenente all'area organizzativa della seconda divisione,
possa sentirsi sempre più parte integrante di un'unica squadra con un'unica missione: produrre capacità operativa. Sono sicuro che gli uomini e le donne del 10° RMV, tra i quali va il mio più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto, sapranno rispondere e supportare l'attuazione del comando, così come hanno fatto con i tuoi predecessori. Come comandante della seconda divisione continuerò per poco tempo ancora ad essere vicino al 10° RMV e al colonnello Ambra in questa nuova fase della vita del reparto, ma potete star certi che non vi mancherà mai il supporto della seconda divisione, quello del comandante logistico e di tutta la forza armata. Con questa assicurazione auguro al colonnello Ambra un grande in bocca al lupo, sicuro che sarà all'altezza del compito che lo aspetta. Viva il 10° reparto manutenzione velivoli, viva il comando logistico, viva l'aeronautica militare, viva l'Italia!